Buonasera. Se sentite dopo lamentarsi perché Marco è andato giù a prendere le pizze. Sono appena arrivate le pizze. È sabato, sono le 8 e 5 minuti. Quasi perfettamente puntuali con le pizze. Niente, quindi vado a prendere tovaglioli, bicchieri, eccetera, e mangiamo. Ed ecco qua la mia solita pizza: melanzane, zucchine e gorgonzola. Facendo le crepe per Franci, però quasi quasi una la faccio anche per me. Anche perché siamo al secondo giorno di ciclo. Una bella crepe con la Nutella non ci starebbe male. Questa è per me. Sono le 10 meno 10. Ho mangiato la crepe, che buona. Ora sto guardando l'ultima puntata di quella serie, The Perfect Couple. E sono troppo presa, non riesco a smettere, però devo montare il video. Che domani andiamo a quella festa comics, quindi non avrò molto tempo a disposizione. Quindi vabbè, basta, mi fermo. Mi fermo, mi metto a montare il video. Ho montato il video, però adesso sono le 11 e sto dormendo in piedi. Quindi andiamo a dormire. Buonanotte. Buongiorno, è domenica, anche stamattina sono svegliata alle 8. Come farò domattina a svegliarmi alle 6 e mezza? Andiamo a farci un caffè, riprendiamoci un attimo. Ok, intanto andiamo a fare colazione, però il giacchetto mi sa che lo metto. Pronta. Stamattina brioche al cioccolato bianco. Tanta roba. Sto dando una sistematina veloce alla casa, poi inizio a prepararmi e oggi andiamo a una festa comics. Dovrebbe essere la prima edizione che fanno ed è a... oddio, non mi ricordo mai. Aspettate che ve lo dico. Ah, mi sono ricordata, a Cenaia, che è vicino Pisa, quindi insomma abbastanza vicino. Appunto è la prima edizione, quindi speriamo sia carina e gratuita. Quindi appunto adesso finisco di dare una sistematina veloce alla casa, intanto ho già pulito fuori il terrazzo, e poi passiamo al trucco e vestito eccetera. Il trucco fatto. Sono tentata da non fare tutti i rigori qui intorno alla luna, non lo so. Ora chiedo consiglio a Marco perché voi non potete rispondermi istantaneamente, però per la prossima volta fatemi sapere. Come avrete notato, Marco ha votato per i ghirigori. Mi si è aggrinzito, è vero. L'avevo messo nel cassetto un po' così, piegato. Era un po' tutto così ondulato. Vabbè, pazienza. Dunque, mi mancano i guanti, le scarpe, la borsa e sono pronta. Ok. Ci siamo arrivati. Mi sa Non che ci sono molte macchine, ci no, abbiamo trovato parcheggio a subito. meno che non siamo dalla parte opposta, nel senso che tutte le macchine sono di là. Comunque Vabbè, ora andiamo a vedere. vada, Scopriremo. mangeremo. Aiuto, sono l'unica vestita, lo so. E io, vabbè, io sono un fiere cappellino. Che imbarazzo. Bancarelle ce n'è tante. Che è abbastanza carino, ma cosplay siamo in 4-5. E non ci sono i bagni, come edizione. Siamo seduti qua a bere una birretta, io con la pannuccia così non mi rovino il rossetto. E intanto visto arrivare qualche altro cosplay, saremo 7 adesso più o meno. Si è preso la panzanella.
c'è un chilo di cipolla, ecco. Però buono. Io invece ho preso le patatine fritte. Comunque abbiamo fatto un altro giretto, poi siamo tornati qua, così dopo andiamo al bagno. Prendere un caffè, se voglio un caffè. Ciao. Un, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, undici, dodici, tredici, quattordici, quindici, sedici, diciassette e mezzo! Di solito qui si canta il non bravo per me. Okay. Lo dico, dominare i piedi è il numero migliore dello spettacolo, eh? Quindi vada a calare. Ok, finito. Oh, meno male che sono supereroi. Ecco. Vai. Tutti qua. No, io te lo dico. Gli danno retta. Di qua da 18 è morte certa. Quindi di solito la gente la salvo. E vai. Oh, vedi dai cittadini. Vai. Ora anche chi non sapeva leggere avrà capito, ma non lo dovete fare ora, solo quando sarà a questa altezza qui e non lo tocco più con le mani. Allora tutti insieme, ho detto non ora, ho detto quando sarà alto così e non lo tocco più con le mani. Allora tutti insieme, ho detto non ora. È duro, eh. Vabbè, lo faccio lo stesso. Le gambe per così o per così? Per così. Allora appena stacco le mani. È più lungo di così? Come no? È più leggero di 10 kg? Questo dovrebbe essere ma siccome non avete fantasia ci sto mettendo qua così. Ah, attenti, dovete montare alla rovescia. E allora tutto testa in giù. Dai, scherzavo. 4 secondi, 5 o 10? Grazie! Già mi sembra stupida la domanda 5 o 10. Così, appena stacco le mani. Controllo, bambini nascosti. No. Perfetto. Allora il giochino è sempre lo stesso. Magari contate un po' più vecchi di prima. Grazie. C'è un materassino, viola, qua dietro, lo prendi per piacere. E che va a prendere qua. Guarda così. Che così. La parte sopra è quella che importa, mi sa. Ok. Andrea, c'è una tavola appoggiata là, prendila per piacere. La domanda a questo punto è:
Sei contento di essere rimasto l'ultimo dei cinque volontari? Non ho capito cosa vuol fare. Cosa vuol fare? Della tavola cieca. Di solito prendo il quinto volontario, faccio sfrontare un materassino, lo faccio sdraiare sul materassino, gli metto la tavola sulla pancia e gli passo sopra. La domanda vera è: Andrea, te la senti? Ha detto va bene! Si torna a casa. Già. Mi sta scoppiando la testa. Mamma mia. Comunque la festa alla fine era molto carina. Peccato che non c'erano i bagni. Questo è un grosso problema. Si è anche abbastanza riempita di gente. Anche i cosplay alla fine sono aumentati. Sarà che noi ci siamo andati un po' presto, però meno male, perché siamo arrivati e abbiamo trovato subito parcheggio, e quando siamo tornati i parcheggi erano tutti strapieni, erano parcheggiate ovunque le macchine. Ora siamo passati alla Coop. Sono andata così alla Coop, una cosa super veloce, per prendere alcune cose alla mamma di Marco. Eccoci a casa. Sono devastata. Basta, mamma, basta. Sono stanchissima, sono le 7:15. Ora devo struccarmi, fare la doccia e preparare qualcosa per cena. Quindi io intanto vi saluto, vi ringrazio tantissimo per la compagnia e ci vediamo domani.